Gentili telespettatori, il nostro consueto appuntamento settimanale con il Rotocalco Obiettivo Agricoltura. Innanzitutto iniziamo facendo i migliori auguri per un sereno Natale a tutti voi gentili telespettatori e poi entriamo nel vivo della puntata intitolata Passaggio Nord-Ovest, questo infatti è il titolo scelto dalla Coldiretti Piemonte per un progetto ambizioso che vede la sinergia e l'unione tra la Coldiretti piemontese, quella della Liguria e quella della Valle d'Aosta. Col Diretti Piemonte chiude il 2017 dove ci sono già state una serie di eh, progettualità e eh, inizia il nuovo anno con molto fermento. Quindi vogliamo sapere quali sono un po' eh, i progetti, le idee, le innovazioni che si vogliono portare avanti. Ma I progetti sono tanti, io lo sintetizzerei in qualche modo con quello che abbiamo chiamato oggi progetto del passaggio a nord-ovest il concetto è quello di generare una sinergia forte anche con le altre regioni vicine, in particolare con la Val d'Aosta e la Liguria proprio per un coordinamento ulteriore nell'ottica di portare avanti il progetto di Campagna Amica del progetto economico anche tramite i consorzi agrari e anche nella consulenza alle imprese nel concetto di sburocratizzazione intervenendo Proprio in maniera sinergica. Credo che questo concetto un po' così un po' romanzato, ma di passaggio a nord-ovest, possa riunire molto la progettualità completa di un territorio dove Coldiretti può incidere ulteriormente in termini positivi. L'impegno è anche nei confronti della comunicazione, quindi di dare un nuovo impulso e un nuovo format anche, se vogliamo, di dare evidenza ad Agriscef, a Campagna Amica e anche nel campo sociale. Sicuramente sì, partendo proprio dal concetto del campo sociale, credo che questo territorio, ma un po' come tutto il Paese, ha un problema molto grande, che è quello dei giovani che non trovano lavoro e che non continuano a volte a studiare e quindi è una situazione che credo sia preoccupante, la stiamo vedendo anche con altre eh, impostazioni e forze sociali, proprio per poterla affrontare in un concetto di territorio ampio anche qui del nord-ovest. Il meccanismo poi invece degli agriturismo, quello della comunicazione, come diceva lei, può passare tramite il concetto di prodotto. Un ragionamento proprio forte, nuovo, nell'ottica delle produzioni, del cibo, e quindi il cibo e non produzione agricola in quanto tale, come elemento forte, e poi le filiere. Credo che questo sia un ragionamento estremamente propositivo, che può dare delle risposte, ovviamente. Al mondo del cons dei consumatori, ma soprattutto ai nostri produttori. Presidente, si sta concludendo il 2017, una panoramica su quella che è stata l'agricoltura in Piemonte in questo anno, sicuramente caratterizzata da anche eh, eventi atmosferici eh, che hanno gravato sul, su tutto il settore, ma ci sono state anche molte luci. Partiamo da una novità che eh, ci ha fatto aprire il 2017 in modo positivo. Beh, eh, sicuramente è un 2017, molto difficile per l'agricoltura, ma noi lo guardiamo sempre in un'ottica di una prospettiva eh, di eh, futuro positivo. Eh, giustamente, il 2017 apre con una bellissima notizia per cui abbiamo lavorato oltre 9-10 anni, non solo a livello di Federazione Piemonte, ma anche a livello di Confederazione: ed è quello dell'ottenimento dell'IGP sui vitelloni piemontesi della coscia. Eh, questo bisogna dire che ha dato un po' il la positivo soprattutto il settore della carne. Infatti quest'anno possiamo registrare non solo un maggior consumo, ma anche una maggiore commercializzazione al di fuori di quelli che sono i nostri confini regionali. Questo ha fatto sì che il vitelloni piemontese della coscia, ma in genere la razza piemontese, avesse una, una marginalità superiore ed esse quindi ai nostri imprenditori una maggiore soddisfazione. Naturalmente a questo colleghiamo anche tante altre conquiste che abbiamo ottenuto nel 2017. Pensiamo soltanto, ad esempio, all'inizio del 2017 di nuovo, quello che è l'ottenimento del testo unico per la sburocratizzazione sul vino ma anche quello che è l'iter che abbiamo iniziato e che finirà a, a gennaio-febbraio del 2018 rispetto all'ottenimento dell'etichettatura sia sul grano che sul riso. Un settore, quello risicolo, che per il Piemonte è necessariamente importante dal punto di vista di numeri, ma anche in termini di volumi. Eh, su questo continua comunque la nostra battaglia, perché sempre di più sono le importazioni eh, non solo di riso, ma dei cereali in generale e naturalmente noi siamo per la difesa del nostro territorio, Territorio eh, legato a queste importazioni non bisogna dimenticare anche la nostra grande battaglia legata al CETA, al noceta. Eh, questo perché sicuramente è una eh, per tutelare maggiormente quelle che sono le nostre produzioni. In particolare se parliamo di CETA parliamo di un scambio commerciale tra il Canada e l'Europa, dove le produzioni maggiori del Canada sono sicuramente legate sia alla cerellicoltura in generale che all'allevamento della carne. Quindi noi non possiamo permettere che queste importazioni arrivino senza un giusto controllo. Sicuramente come Col Diretti non vogliamo chiudere le, le frontiere, ma abbiamo la necessità che tutto quello che viene importato abbia una etichettatura, una tracciabilità, quindi il consumatore eh, sia certo di quello che va ad acquistare e poi naturalmente a mangiare. E, e di qui tutte anche le nostre battaglie che abbiamo portato avanti nel 2017 sull'etichettatura, sulla tracciabilità, non, non per ultimo quello del settore lattiero caseario, quindi l'ottenimento dell'etichettatura vera e propria sui settori del latte e dei prodotti caseari. Anche questo ha contribuito a far emergere un settore che da anni era in grande difficoltà ma che oggi, quest'anno, possiamo dire porta a casa per i nostri imprenditori sicuramente una marginalizzato superiore. Legato naturalmente a tutte le altre battaglie che portiamo avanti a livello europeo, non ci dimentichiamo che comunque eh, Parliamo appunto del eh, settore lattiero caseario, parliamo di un settore di un prodotto come ad esempio quello del burro, che è uno degli elementi che fa, che è un, eh, che fa parte del paniere della nostra filiera del latte. E questo ha fatto sì che anche il nostro eh, prezzo del latte indicizzato all'interno di una filiera compra latte in Alpi Ferrero, anche qui avesse una marginalità superiore. Quindi un grande impegno sicuramente col diretti Piemonte in questo anno l'ha dedicato, lo dedicherà anche per il futuro, per quello che sono per quelle che sono le filiere, eh, non soltanto in quelle che stanno già dando dei grandi risultati come quello appunto del settore lattiero caseario, ma anche in altri settori. Pensiamo ad esempio al settore cerealicolo dove abbiamo parlato di riso e qui c'è la necessità di creare delle filiere proprio sul territorio con anche le riserie locali. Se parliamo della provincia di Cuneo sicuramente uno dei comparti principali è quello frutticolo, eh, dove legato veramente a quelle che sono state le calamità Naturali, quindi il gelo, la grande siccità, eh, ancora una volta, ancora quest'anno, in modo particolare se parliamo di frutta estiva, abbiamo una difficoltà nel eh, porre questo nostro prodotto che è di estrema qualità sul mercato ad un prezzo giusto. Quindi ci troviamo nelle condizioni che ancora oggi i nostri frutticoltori eh, raccolgano ad un prezzo che è al di sotto del costo di produzione. Eh, naturalmente anche su questo stiamo cercando di mettere in piedi delle filiere con l'industria locale e con una trasformazione locale dove solo attraverso questi processi possiamo avere una marginalità di quello che è la nostra eccellenza anche nel campo frutticolo parliamo di Cuneo non possiamo dimenticare anche quelle che sono le nostre vallate le nostre montagne eh, dove da sempre Col diretti è attenta a quelle che sono i territori marginali anche qui quest'anno abbiamo avuto eh, non solo la siccità ma anche grandi incendi che hanno messo a rischio le nostre montagne e i nostri boschi e da qui ne nasce anche la volontà estrema di fare dei progetti eh, di eh, economia integrata, vuol dire di economia circolare all'interno della montagna e quindi mettere, mettere in piedi quella che è l'economia di, un, di, di una zona comunque molto importante per le nostre vallate, cercando anche collaborazioni non solo con le amministrazioni locali ma anche con quelle che sono le altre organizzazioni presenti, ad esempio i commercianti o gli artigiani, quindi cercare di riportare un'economia in queste vallate che sono fondamentali per il nostro territorio. Siamo per iniziare il 2018, quindi una panoramica dell'anno che si sta concludendo per il territorio eh, di Novara. E verbagna. Sì, è stata un'annata difficile sotto diversi punti di vista, eh, soprattutto per quanto riguarda quello che sono state le condizioni climatiche. Eh, ricordiamo per esempio per il settore del vino, le gelate in primavera non hanno sicuramente aiutato per quanto riguarda la quantità, ma non per la qualità, perché comunque quest'anno avremo un prodotto sicuramente di qualità come poi sono tutti eh, i, i prodotti del nostro territorio un'annata particolare anche per quanto riguarda il riso ma soprattutto per quanto riguarda quella che è la produzione perché noi parliamo sempre di prodotti e di un territorio che non è tanto importante per la quantità di prodotto che fa ma per la qualità che esporta in tutto il territorio. È stato un anno importante anche per quanto riguarda il territorio della montagna perché come sappiamo il formaggio solano ha finalmente avuto la DOP e quindi si continua a portare avanti questo percorso che col diretti sta facendo facendo in tutti i settori. Per promuovere quelli che sono i prodotti tipici, soprattutto di territori come la montagna, molto spesso venga dimenticata o comunque dobbiamo ricordarci e portare sempre avanti l'idea e il fatto che la montagna non debba essere dimenticata, ma è solo grazie agli agricoltori presenti sul territorio che questi territori possono andare avanti ed essere continuamente eh, posti sotto il focus del, dell'importanza e della bellezza di questi territori. Quindi è grazie a loro se questi territori vengono portati avanti ed è grazie a loro se molte attività che un tempo venivano magari eh, smesse o non venivano portate avanti, continuano la loro tradizione. Concludiamo il 2017 e quindi è giunto il momento di un eh, bilancio panoramico luci e ombre per il territorio di Vercelli-Biella. Ma sì, eh, questa annata diciamo, è stata caratterizzata mh, nel nostro territorio in parte anche dalle calamità atmosferiche, quindi dalle gelate primaverili piuttosto che le grandinate poi durante l'arco dell'anno che hanno colpito soprattutto i settori ortofrutticoli del Borgo d'Alese. Eh, piuttosto che quelli appunto della collina biellese. Eh, successivamente poi eh, diciamo, questo clima ha influito anche sull'annata risicola eh, creando alcuni diciamo, cali produttivi legati a qualche evento eh, siccitoso però tutto sommato si può dire che per quanto riguarda il riso è un'annata eh, normale con una qualità normale, ordinaria. Eh, ovviamente quello che va ricordato è che l'attenzione dei col diretti sulle problematiche del riso eh, come anche per altri settori è sempre alta. E per quanto riguarda il riso, appunto, si, è, si sta procedendo alla definitiva applicazione dell'etichettatura che entrerà in vigore a febbraio, come anche eh, la, si è presentato insieme ai ministeri competenti la richiesta di clausola di salvaguardia. Per il settore frutticolo, che prospettive ci sono? Ma eh, per la frutta, diciamo che si, si sta cercando anche nel Borgo Dalese di, cerca, di come si può dire, salvaguardare le produzioni di kiwi che hanno dei problemi legati anche alla cimice asiatica come anche eh, c'è il problema degli ungulati, quindi dei cinghiali, per cui ci saranno probabilmente dei convegni anche specifici proprio per eh, quanto riguarda la cimice piuttosto che come eh, modificare magari la coltivazione del quivi per evitare alcune morie che in questi ultimi anni si stanno verificando. Ecco, invece tornando sul comparto risicolo, eh, cosa chiede col diretti? Qual è la necessità primaria? Ma la, la necessità primaria eh, possiamo ribadire che è appunto quella di eh, fare in modo che si possa dare la, la, la trasparenza massima sull'origine del prodotto Ed il progetto Passaggio Nord-Ovest è stato illustrato nei giorni scorsi durante il Consiglio Direttivo della Federazione Regionale della Coldiretti Piemontese, ovviamente presenti i massimi vertici dell'organizzazione. Gioie e dolori di quest'anno per la provincia di Torino, eh, siamo reduci da un periodo in cui ci sono stati eh, numerosi incendi, soprattutto appunto nell'autunno appena trascorso, il problema dei cinghiali, dei selvatici, ma l'anno si è anche aperto con una bella novità, insomma una panoramica. Sì, ci sono luce ed ombre in questo anno come in tutti gli anni. Le ombre sono state abbastanza pesanti per il territorio perché come hai ricordato giustamente gli incendi hanno colpito pesantemente non soltanto la montagna, ma proprio l'economia della montagna. Quindi gli anni che sono previsti per un ripristino, non si sa quanto definitivo della situazione precedente, sono intorno ai 15 anni, quindi un tempo piuttosto lungo. Purtroppo la situazione cosa ha fatto? Ha messo allo scoperto un pochettino quelli che sono i nervi deboli del nostro territorio, quindi il fatto che non ci sia più permanenza umana, perché dove c'è la permanenza umana gli incendi comunque hanno. Eh, come dire, non, hanno, non hanno attecchito dove c'era presenza umana e manutenzione del territorio gli incendi non sono riusciti a svilupparsi, quindi abbiamo una fragilità ormai conclamata e sembra che siamo ancora indietro rispetto al voler affrontare i problemi come andrebbero affrontati. La presenza dell'agricoltura in quel contesto lì è importantissimo, quindi necessiterebbero degli investimenti importanti soprattutto in quella direzione. I selvatici sono un'altra spina nel fianco, ormai un problema pluridecennale, eh, si è ampliato non più soltanto la questione dei cinghiali. I corvi e quant'altro che fanno danno, soprattutto nelle zone più svantaggiate come la collina, e la bassa pianura o le zone a ridosso dei parchi, ma anche la questione lupo. All'interno della quale o riguardo alla quale quest'anno c'è stata una grossa discussione anche a livello nazionale che però si è risolto in un nulla di fatto. Quindi speriamo che nell'anno nuovo si possano riprendere in mano alcuni concetti che possono mettere d'accordo non soltanto la tutela dell'ambiente, degli animali del, e, e del territorio, ma anche quello delle aziende agricole e la loro permanenza sul territorio. Invece, per quanto riguarda le buone notizie, per fortuna ce ne sono. Eh, L'economia piemontese, l'agricoltura piemontese è un'agricoltura di estrema qualità, quest'anno è stata sancita soprattutto dall'ottenimento dell'IGP per quanto riguarda la razza bovina piemontese, con una buona soddisfazione per tutti quegli allevatori che da decenni investono in selezione e all'interno delle loro aziende per migliorare la qualità. Eh, le filiere del latte per fortuna stanno funzionando e il nuovo processo dell'etichettatura sta portando dei risultati importanti che hanno fatto uscire un pochettino le aziende da quella, quella, quella profonda crisi in cui erano piombate soltanto due anni fa e anche il meccanismo di vendita diretta all'interno della città di Cometorino sta trovando un buon momento di espansione. Oltre alla filiera del latte ci sono altre filiere? Sì, si sì, è lavorato parecchio sulle filiere, soprattutto in quel settore che subisce ormai da molti anni un problema enorme per quanto riguarda i prezzi, mi riferisco a quello dei cereali. Con un paio di filiere sul territorio piemontese, in particolare quella filiera del frumento del, del, del parco di Stupinigi e quella della collina Chivassese. Sono due tasselli importanti che hanno, stanno dimostrando di avere ottime prospettive, con soddisfazione degli agricoltori e del territorio, insomma, un'esperienza da ripetere e da copiare anche in altre zone. Presidente, concludiamo il 2017, facciamo un bilancio panoramico di che cosa è capitato quest'anno e ovviamente prospettive per il 2018 per quanto riguarda la provincia di Alessandria e le sue filiere. Sì, è stato un anno, sotto il punto di vista climatico, travagliato perché la provincia di Alessandria è stata colpita prima dalle gelate e poi da una fortissima siccità che ha condizionato parecchi raccolti. Questo è stato qualcosa che la nostra provincia ha subito assieme anche a fortissimi danni da fauna selvatica. Nel frattempo però è andato avanti quello che è il progetto di Coldiretti sulle filiere che è riuscito a dare grandi soddisfazioni sia dal punto di vista delle nocciole, del comparto corilicolo, e sia per il progetto Armoni del Grano, perché ricordo che la provincia d'Alessandria è una delle prime province a livello nazionale nella produzione del grano tenero. Adesso abbiamo anche eh, da febbraio il via all'etichettatura del grano per la pasta. Sì, e questa è una battaglia che Coldiretti ha vinto e ha condotto da sola. Anche noi, come provincia, abbiamo partecipato con una manifestazione a livello provinciale e abbiamo partecipato a livello nazionale. È un percorso che va avanti, che è stato recepito dalla politica, ma soprattutto abbiamo un grande alleato che è il consumatore. Per quanto riguarda eh, appunto il grano, Alessandria non possiamo dimenticare i progetti di filiera con anche importanti aziende. Sì, noi abbiamo un progetto corilicolo con la ELAC Novi Dufour che sta andando avanti da tempo, adesso è stato ampliato anche a livello interprovinciale perché anche col Diretti Asti collabora con noi nei conferimenti delle nocciole e poi abbiamo un'altra grande soddisfazione dal progetto Armony del, del grano tenero, il biscottiero, con la Mondale Saiba che è presente sul territorio con il suo stabilimento e tramite un'industria molitoria sempre nella nostra provincia. Conferiamo quasi 70.000 quintali di, di grano e che per produrre logicamente un biscotto da colazione del mattino. L'Alessandrino, comunque il Monferrato, è anche vino? Sì, nel vino abbiamo produzione d'eccellenza, non dimentichiamo che abbiamo le zone del Moscato, la zona del Gavi, la zona di Dolcetti e la zona delle Barbere. Logicamente queste produzioni stanno andando avanti. Con a fasi alterne perché il mercato non è semplicemente, non sempre premia gli agricoltori, però ci sono nuovi impiantamenti, specialmente il Tartonese sta investendo tanto sul Timorasso che sta prendendo piede, però ci sono anche grandi impiantamenti nella zona della Quese, dell'Ovadese e del Gaviese. Questo è stato un anno particolarmente condizionato dalle, dai, dai, dai fattori climatici, siamo partiti con una... Primavera molto calda, poi con delle brinate più che brinate gelate eh, primaverili che, in alcune, in alcune zone, alcune areali hanno sicuramente, eh, se non compromesso, comunque hanno dato dei danni importanti sulle, su diverse coltivazioni, soprattutto anche su alcuni areali per il vigneto e per eh, i noccioleti. E, come mh, sul, sul settore cerealicolo, anche in alcune areali, però sul settore cerealicolo, sicuramente è, che, mh, è il settore più eh, attualmente ancora forse più in difficoltà, ma non tanto tanto dovuto al clima ma dovuto a un fattore di prezzi. Quest'anno siamo arrivati con, con già dei risultati di accordi di filiera per quanto riguarda il discorso del, della malteria, quindi dell'orzo che, che è prodotto nelle nostre zone in provincia di Asti e eh, lavorato dalla, eh, dalla malteria di Villanova. E a livello di grano anche qui si sta arrivando a un accordo con i, con, eh, con i mulini e con gli artigiani che, che mh, almeno sono più di 30 panetterie che hanno eh, stilato questo protocollo. Di Fare il, il pane con eh, farina di grano dell'astigiano. Per quanto riguarda gli accordi di filiera, quest'anno eh, è stato presentato anche al forum di Cernobbio l'accordo, diciamo chiamato Filiera Italia, che se non è altro che. Oltre alla filiera, la filiera buona, la filiera sana, cioè quindi quella filiera che praticamente mette insieme tutti i settori produttivi da, da noi che abbiamo le materie prime a chi le trasforma, a chi le confeziona, a chi le commercializza, però dando il giusto valore a tutti gli attori eh, di questo percorso. Noi ort, sugli ortaggi abbiamo. Anche quest'anno ha rinnovato l'accordo con la, fratella, la Fratelli Saclà qui sul nostro territorio astigiano quindi eh, naturalmente non sono prodotti solo dell'astigiano ma coinvolge anche l'alessandrino per quanto riguarda eh, alcune tipologie di ortaggi. Eh, abbiamo incrementato in maniera importante anche il progetto correlicolo con la Novi per quanto riguarda il numero di aziende che hanno aderito a questo, a questo accordo di filiera con la Novi. Credo che ci siano anche mh, delle buone prospettive sotto l'aspetto... Eh, eh, zootecnico per quanto riguarda il riconoscimento dell'IGP eh, piemontese. Noi abbiamo sempre più giovani che si avvicinano, che portano avanti le aziende di famiglia, le portano avanti eh, innovando, le portano avanti aprendo agrimacellerie, quindi eh, vendendo direttamente i propri prodotti, si sta puntando molto sull'allevamento allo Stato Semibrad, sul settore caprino è stato istituito questo consorzio eh, a livello regionale, credo che anche quello sia un, un passo avanti perché... Se era già ben valorizzato il discorso dei, dei formaggi di Langa e tutto, e non solo di Langa, ma e credo che questo possa essere un valore aggiunto, un qualcosa in più che si possano eh, fregiare e per dare quella distintività sulla, sulle carni eh, allevate qui. Arrivando poi sul settore credo più rappresentativo per la nostra provincia, quello vitivinicolo, qui abbiamo avuto causa proprio delle condizioni climatiche, delle gelate ma soprattutto della scarsità di precipitazioni perché quest'anno sono state molto condizionate eh, da, 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 una, da un areale all'altro da, dalla scarsità di piogge, abbiamo avuto delle rese eh, piuttosto con dei cali molto importanti sui vitigni precoci a, tipo Chardonnay, Pinoneri e Grignolini, ehm, con cali anche del 30-35%. 40% ottime le qualità perché comunque il clima assolutamente ha favorito un'annata di alto livello. Sui vitigni più importanti, sul vitigni più importante che può essere la Barbera, eh, il calo è stato, c'è stato ma non, non così alto in percentuale come sugli altri vitigni, abbiamo fatto la nostra anteprima, il livello qualitativo è eccezionale, il mercato sta dando dei buoni risultati, anche a livello di Camera di Commercio i prezzi sono interessanti, sia delle uve che dei vini, quindi insomma c'è continua sul nostro progetto di valorizzazione Bar Barbera Mica, una... continuiamo su questo trend e oggi i mercati stanno anche rispondendo bene sia a livello nazionale che che è internazionale. Eh, sul moscato, che quest'anno ha, ha debuttato, in questi, proprio in questo periodo, in, questo, in questi giorni di, di vicino alle feste, na, festività natalizie, sta debuttando l'astisecco, anche qui eh, c'è una buona pubblicità, diciamo c'è fermento, si sta parlando bene di questo prodotto. Sono delle aspettative importanti che abbiamo nel comparto moscato, che quindi stiamo parlando di 10.000 ettari su tre province, e credo che quando si arriverà, se si arriverà a produrre qualche milione di bottiglie di questo prodotto sicuramente non andranno e non devono andare a sostituire il, il moscato dolce, però o lastima, sicuramente sarà un'alternativa di un prodotto che se riesce a entrare bene sui mercati e sicuramente ha un più largo utilizzo in qualunque momento, in qualunque periodo dell'anno. Tante attività, anche progettualità legate eh, al mondo di donne impresa. Eh, facciamo un po' una panoramica ormai a conclusione dell'anno. Sì, il ruolo di donna impresa è sempre molto importante all'interno di Coldiretti, è sempre tenuto molto in considerazione. Noi ci occupiamo generalmente di formazione. E eh, portiamo avanti il progetto Coltiviamo la Salute che era iniziato proprio in Piemonte anni fa e, e noi siamo sempre presenti in questo settore a difendere il eh, rapporto con la salute e col cibo che mangiamo. Per cui siamo presenti nei mercati di campagna amica con locandine per diffondere quella che è la conoscenza su, sul nostro cibo, che è importante per la salute. Poi portiamo avanti la progettazione per il nostro gruppo, proprio per donne impresa col diretti, per la nostra formazione a livello sindacale, a livello proprio di rappresentanza. Infatti abbiamo fatto due giornate di corso molto intenso all'inizio dell'anno. Abbiamo poi proseguito con un corso sul web, anche questo proprio per rafforzarci sulle nostre conoscenze e quindi per essere sempre più preparate nelle nostre aziende. Abbiamo dedicato anche un momento alla cucina che non fa mai male perché... Molti di noi hanno anche l'agriturismo, e quindi è importante essere sempre più consapevoli di quello che portiamo sulle nostre tavole. E eh, abbiamo per inizio anno un eh, impegno molto importante, molto di livello, con persone molto illustri. Addirittura parliamo della scrittrice Eliana Liotta, che in collaborazione con Paolo Veronesi ha scritto proprio un libro per le donne e quindi la salute delle donne è quella che vogliamo far no, conoscere non solo nel nostro ambito ma diffonderla diciamo a livello di col Piemonte. In questo spazio invece ci occupiamo di qualità in primo piano con un ambizioso progetto, un master e poi insieme vediamo le immagini degli importanti appuntamenti organizzato dal vulcanico Dario Zella per fare gli auguri a tutti i suoi dipendenti e non solo. L'Università degli Studi di Torino ha inaugurato la terza edizione del Master in Qualità, Sicurezza Alimentare e Sostenibilità della filiera del latte. L'inaugurazione si è svolta nell'Aula Magna della Cavallerizza Reale in Via Verdi Nova Torino giovedì 14 dicembre. Dopo l'introduzione di Paola Sacchi, direttrice del Master, i lavori sono iniziati con gli indirizzi di saluto della professoressa Elisabetta Barberis, pro-rettore dell'Università degli Studi di Torino, e di Giorgio Ferrero, assessore all'agricoltura del la regione Piemonte. Il master nasce da un'esigenza che arriva direttamente dal territorio di eh, formare degli specialisti che abbiano delle competenze nei diversi settori della filiera del latte ed è nato da un fortunato incontro tra eh, università, industria e enti territoriali che hanno voluto proprio nella sede di Moretta creare un'iniziativa formativa di terzo livello che rispondesse a questa esigenza del mondo del lavoro. Quali sono gli attori di questo master? Abbiamo docenti eh, che arrivano da tutta Italia e qualche docente internazionale e gli studenti invece sono laureati in diverse discipline, anche loro arrivano da diverse realtà italiane e eh, cercano una qualifica professionale all'interno di questo percorso. Perché c'è l'esigenza di un master in, nel settore lattiero caseario? Io credo che eh, l'esigenza nasca proprio dalla necessità di approfondire le conoscenze di base che vengono fornite durante il percorso universitario di laurea eh, puntando all'interno dei singoli settori della filiera per poter dare una professionalità di tipo eh, una qualifica di tipo specialistico. Ma sempre di più c'è attenzione alla qualità dei prodotti derivati da allevamenti animali, quindi carne e in questo caso latte. Il latte è un alimento straordinario che è destinato anche ai bambini, agli anziani, alle fasce più deboli e su questa qualità, su questo livello di sicurezza alimentare bisogna sempre più focalizzare anche il livello di competitività delle nostre imprese. Che momento vive il settore lattiero-caseario piemontese. Ah, diciamo che stiamo andando verso una richiesta sempre più di latte che proviene dalla nostra regione. Eh, per fortuna abbiamo un momento, non possiamo dire, di grande soddisfazione ma sicuramente non negativo. Eh, le richieste ci sono, viene apprezzata la qualità del latte piemontese dei suoi derivati, pensiamo alla panna, al burro, ai formaggi, anche le DOP e insieme a questo anche al progetto Piemonte, cioè a tutti i prodotti che sono a base di Latte piemontese. Assemblea Compra Latte, abbiamo seguito in settimana questo importante appuntamento e poi ci occuperemo del mercato di Campagna Amica per quanto riguarda il torinese ed il successo dell'enogastronomia, in modo particolare dei prodotti tipici torinesi, in questo caso del porro dolce di Carmagnola. Assemblea di compra al latte di fine anno, proprio la vigilia di Natale, un momento importante per la compra al latte, una cooperativa, ma soprattutto un momento importante per tutta l'economia lattiero-casearia, non solamente cuneese o piemontese, ma di tutto il Paese. Questo perché in qualche modo attraverso la compra al latte si è dato un giro di svolta a quello che era il mercato complessivo del latte andando verso l'attuazione del prezzo indicizzato, tutte formule che hanno migliorato il mercato. Presidente, tu hai detto più volte che la nostra esperienza è utile ai nostri soci ma ha fatto del bene a tutto il settore, è così? Sicuramente, ora questa esperienza, il compra al latte, questo progetto di col diretti voluto eh, fra. Col diretti in Alpi e Ferrero ha dato il là al mercato italiano del, del latte. La cosa strapositiva è che stiamo facendo il prezzo per tutti, prima cosa perché è una realtà nuova, un progetto nuovo, perciò un progetto nuovo che si è inserito in, nel contesto del mercato del latte e, insomma oggi ritiriamo tra noi e la Piemonte Latte comunque 5.000 quintali di latte, perciò sono 5.000 quintali di latte tolti dal mercato piemontese. E questo destinato a una produzione che prima non veniva fatta, prima del polverizzatore. Cioè la polvere di latte è il primo esperimento in Italia che poi non è più tanto esperimento ma è una realtà. Allora non è un esperimento ma è una realtà, è una realtà molto bella perché prima non, non esisteva. E seconda cosa, la cosa molto bella e positiva è che eh, noi abbiamo l'indice, non andiamo a... Ma... Tutti gli anni a mercanteggiare con gli industriali sul prezzo del latte. Noi abbiamo l'indice, seguiamo l'indice e l'indice si è rilevato un, un ottimo termometro di tutti i mercati. Quest'anno è andata molto bene: prima cosa perché stiamo prendendo quei 3-4 centesimi in più tutto l'anno degli altri colleghi e la cosa strapositiva è stata che. La Coldiretti spingendo sull'etichettatura del latte ha portato soldi alla nostra filiera. Il contesto in generale è leggermente più favorevole e noi compra il latte ci siamo come dire, collocati in questo contesto con una proposta che ritengo abbastanza innovativa, abbastanza interessante che alla fine si trasforma in un, in un risultato anche economico per gli allevatori e non solo per gli allevatori, anche per gli utilizzatori del, del prodotto. Come eh, si vede, si intravede il futuro nel settore lattiero caseario, soprattutto dopo l'etichettatura obbligatoria anche dei trasformati? Ma c'è ovviamente un'attenzione una, un importante al prodotto italiano, no? eh, quindi latte italiano, la tracciabilità. Ecco. E questo sicuramente è... è traspare proprio dall'interesse anche dello stesso consumatore Coramello tu hai partecipato insieme al professor Rame, insieme a tutto lo staff di Coldiretti, di Compra a quella che poi è diventato il prezzo indicizzato del latte è stata una novità assoluta che ha sconvolto le trattative regionali in tutto il paese. Ecco. È stato un traguardo importante perché ha dato un'oggettività alla trattativa del latte e questo è diventato ormai un riferimento per tutto il Piemonte e non solo, anche perché abbiamo visto ultimamente anche alcune grosse multinazionali eh, italiane, non solo, hanno eh, mh, copiato comunque uno schema, anche se diverso, per uno schema di prezzo indicizzato che si basa comunque su elementi oggettivi. Questo riferimento accanto all'obbligo dell'etichettatura, come dicevamo prima col direttore della Compral, in qualche modo eh, sta dando dei risultati economici all'allevatore direttamente in stalla? Sì, è un periodo che comunque eh, sta andando bene, il mercato eh, ha degli ottimi. Spunti, soprattutto dovuto a questa etichettatura eh, che eh, a livello italiano ha, ha reso possibile comunque distinguere il latte. C'è anche eh, la positività, deriva anche dal fatto che anche la tra, il trasformato deve dire da dove arriva il latte o comunque la materia prima che viene utilizzata. Assolutamente sì, e qui si apre di nuovo un altro eh, mondo di, di cisterne e cisterne di latte o di cagliate già preparate che arrivavano da altri paesi europei e, e quindi questo ha reso ulteriormente possibile una valorizzazione. Elevata del latte prodotto in Italia e in Piemonte in modo particolare. Domenica 17 dicembre col Diretti Torino ha allestito un mercato di campagna mica nella centralissima piazza Vittorio-Veneto a Torino. Per tutta la giornata, i consumatori torinesi hanno potuto acquistare da 60 agricoltori in vendita diretta prodotti stagionali a chilometri zero per gli acquisti di Natale. Ritorniamo su una piazza per noi molto importante a livello simbolico, per proprio qui nel 2011 con l'esperienza di Mangiatossi diede il via a quella che era l'esperienza dei mercati caratterizzati dai gazebi gialli di Coldiretti, non soltanto sul territorio tollinese, ma su un progetto che ebbe un respiro di carattere nazionale. Per noi è importante essere qui oggi, speriamo di rimanerci anche per il prossimo anno con delle domeniche cadenzate, esattamente come avviene su altre piazze, perché rimane per noi importante non soltanto presidiare il territorio consentendo all'agricoltura di avere uno sbocco sulla città, ma anche un'occasione importante per rendere partecipi i cittadini di quelle che sono le nostre battaglie. Un mercato di campagna amica è un modo per rivalutare una piazza di questa città. Beh, sì, è un'idea che abbiamo avuto con gli amici di Coldiretti. È un'idea che spero possa essere utile anche ai commercianti della zona, un modo per avvicinare prodotti di qualità ai cittadini e anche del centro. Continua quindi il rapporto di collaborazione tra l'amministrazione e la Coldiretti per i mercatini di Campagna Amica e non solo? Sì, assolutamente, noi abbiamo un rapporto. Continuo perché vogliamo proprio promuovere le eccellenze del nostro territorio. Secondo me è giusto che questi mercati così di qualità si svolgano anche nel centro della nostra città e questo è un bel esempio: vedo tantissima gente, vedo un bel impatto estetico. Sono molto contento. Spero che questo sia il primo di una, di una lunga serie. Siamo a Pinerolo, abbiamo perso il conto di quanti presto fresco sono stati aperti recentemente, ma direi che almeno un paio al mese riuscite in qualche modo ad aprirli, Sebastiano. No, beh, insomma, diciamo che la crescita del presto fresco continua, questo in realtà è il punto di vista di Roletto di Pinerolo. Eh, siamo all'interno eh, del centro commerciale della Prealpina. Eh, una superficie importante di circa un migliaio di metri, quindi un assortimento molto esteso, molto importante, con dei delle bellissime esposizioni di, di prodotti freschi. Basta vedere questo magnifico banco che abbiamo alle nostre spalle per, per capire un po' che continua, insomma il nostro nome viene, viene continuamente portato nei nostri negozi, proprio nella qualità dei freschi, nei prodotti locali, sia sull'ortofrutta che sulle carni che sui banchi gastronomia. Ecco, queste sono diciamo così, le referenze principali che vogliamo presentare eh, nell'ambito del nostro programma, ma soprattutto direi questa attenzione vostra al prodotto locale per servire diciamo, il consumatore. Ma sì, ormai come sai ogni volta ci, ci ripetiamo, insomma, ad ogni apertura un po'. Questa, questa nostra politica che è quella di continuare a curare un prodotto del territorio, quindi questa collaborazione con AgriSviluppo, la collaborazione con la MECA di, di Formento, di Montanera con vari salumifici e caseifici che sono piemontesi, nella, nella ricerca appunto di continuare a portare avanti le nostre tradizioni, i nostri prodotti locali e farli conoscere ai nostri, ai nostri clienti. Tra l'altro oltre ai prodotti locali portiamo avanti anche le tradizioni con Claudio Sala e col Torino, anche se io sono Juventino ma siamo amici lo stesso e eh, ormai è sempre presente anche con i suoi prodotti perché lui tra l'altro ha i suoi vini e ha i suoi prodotti che ormai seguono anche un po' la nostra, la nostra azienda da tempo. Ecco appunto Claudio Sala è un po' il testimone all'eccezione no? diciamo, per queste occasioni ma soprattutto sia perché è produttore ma soprattutto perché è comunque personaggio ancorato fortemente al territorio piemontese. Infatti i vini sono prettamente piemontesi e quindi si chiamano Filare del Poeta, non è che abbiamo avuto tanta fantasia però. Insomma ci si rivede insomma in quello che era claudio sala di un po di anni fa quella politica diciamo così che in qualche modo eh, presto fresco sta portando avanti in accordo con col diretti con eh, un po tutto il mondo ecco di privilegiare il prodotto locale, come la vede? Ma giusto, purtroppo siamo in un momento della globalizzazione, io ogni tanto vado anch'io a fare la spesa, è giusto privilegiare i prodotti nostri, quindi i prodotti piemontesi e quindi devo dire che questa è la politica che un supermercato deve, deve tenere presente. Il prodotto che arriva da fuori è conservato, è molto maneggiato, eh, cambia continuamente, celle, navi eccetera. Trasporto, voglio dire, eh, forse anche il consumatore deve rendersi conto di questo, leggere l'etichetta, insomma. Ma beh, certamente l'esigenza del consumatore è giusto che noi cerchiamo comunque di soddisfarla, anche sul prodotto che può essere non locale, perché eh, giustamente oggi la gente tutto l'anno vuole avere degli articoli che non sono stagionali. Sul prodotto stagionale noi consigliamo al nostro cliente di, di, di usare il prodotto stagionale e di prendere nella stagionalità il prodotto locale, perché ovviamente è un prodotto che ha comunque un grado di garanzia, di certificazione, di qualità secondo noi nettamente superiore.